Cari amici, oggi parliamo di Star Wars Episodio 7, Il risveglio della forza. There are stories about what happened. Questo film dagli appassionati di vecchia data è stato molto criticato. Si è detto che Kylo Ren non sia un cattivo così carismatico. Che comunque la sceneggiatura e la storia ricalca troppo il primo Guerre Stellari e che ci siano troppe scopiazzature. Secondo me non è così, perché io da appassionato di vecchia data posso dire che ho realmente apprezzato questo film. Per me è stata una grande esperienza da un punto di vista cinematografico. Infatti, secondo me, J.J. Abrams è riuscito a combinare gli elementi epici e tipici della vecchia trilogia creando una storia originale e totalmente nuova. Ovviamente questo è servito per creare un prodotto, un film che accontentasse sia gli appassionati di vecchia data e anche coloro che non hanno mai visto Guerre Stellari. Ciube, siamo a casa. Quindi è ovvio che trattandosi dello stesso universo, di una continuazione, ci siano dei rimandamenti, degli elementi comunque in comune, ma comunque la storia è diversa, ci sono dei colpi di scena. Io non mi immaginavo minimamente che Kylo Ren fosse appunto il figlio di Han Solo, che fosse stato appunto addestrato da Luke Skywalker. Inoltre anche la protagonista, secondo me, non è una copia di Skywalker al femminile. Le differenze comunque ci sono, e comunque dà un incipit per quello che sarà nel proseguimento di questa trilogia, perché i prossimi film, secondo me, saranno veramente molto interessanti. Ci saranno dei risvolti che ancora non sappiamo. Alcuni dicono che la protagonista addirittura sia figlia di Skywalker, certi dicono che in realtà è la sorella di Kylo Ren. Forse una piccola critica che possiamo appunto esporre è la presenza di questa ennesima morte nera, la Star Killer, verso la fine. Sì, forse su questo ci sarebbe da ridire, però ho notato molte sfumature con dei rimandamenti al passato, soprattutto la sequenza tra Kylo Ren e Han Solo. Mi ha ricordato un po' una scena dell'Impero colpisce ancora. Comunque, alla fine io posso mettere questo film tra i migliori della saga. Io lo metto subito dietro sia Il ritorno dello Jedi, che io considero il migliore di tutti, e L'impero colpisce ancora, e davanti al primo Guerre Stellari. Abrams ha fatto un grande lavoro, è un film che sta meritando il suo successo e quindi rilancerà alla grande questa saga. Grazie e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!